cari appassionati e tifosi, oggi vi portiamo dentro il vortice che sta travolgendo e eliminando l'Inter. Seguiteci in questa notizia clamorosa che ci aggiorna sulla situazione sconvolgente. Immaginate un club che ha sempre accusato gli altri di essere fuori dalle regole e si è dipinto sempre come il più onesto, al centro di tutti gli scandali e che grazie anche ai social non ha potuto più nascondere le sue malefatte e non ha potuto nascondere tutti gli scandali che sono emersi. Prima di immergerci nei dettagli scottanti, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. È essenziale rimanere informati su queste dinamiche che potrebbero non solo cambiare il destino di un club, ma anche il futuro del calcio stesso. Recentemente i tifosi dell'Inter hanno assistito a una serie di eventi che potrebbero avere un impatto significativo sul futuro del club. Le voci riguardanti l'interesse di possibili acquirenti in Arabia Saudita sono state confermate da fonti credibili come Repubblica, che hanno riferito di un coinvolgimento diretto del fondo sovrano saudita PIF. Ma ascoltate bene adesso. Tuttavia, nonostante l'interesse iniziale, il fondo ha deciso di non procedere con l'acquisizione dell'Inter. E sapete perché? Ha ritenuto l'operazione non bancabile. Il termine non bancabile implica che l'investimento non soddisfa i criteri di sicurezza finanziaria o di redditività che i fondi sovrani come PIF generalmente richiedono. Questo può essere dovuto a vari fattori, tra cui l'incertezza sul ritorno economico, l'instabilità del club o le condizioni sfavorevoli dell'operazione proposta. In seguito al rifiuto di PIF, la famiglia saudita che aveva inizialmente proposto l'acquisto ha iniziato a cercare altri investitori per formare un consorzio volto all'acquisizione del club. In pratica, tutte le forze politiche e sportive stanno cercando a tutti i costi una scialuppa di salvataggio. Questo tentativo di radunare quindi un gruppo di investitori indica la persistenza di un forte interesse a non far fallire la squadra. La situazione è complicata ulteriormente dall'incertezza su quale campionato l'Inter potrà partecipare il prossimo anno. La mancanza di garanzie finanziarie solide ha creato un clima di incertezza intorno al futuro sportivo del club. A complicare ancora di più il quadro CI sono le richieste di Oaktree, un altro investitore significativo che ha fissato un ultimatum. Se non riceverà i pagamenti dovuti entro il 20 maggio, prenderà il controllo della squadra per recuperare il proprio capitale, potenzialmente svendendo i beni del club. È accettabile che un club come l'Inter si trovi in questa posizione precaria? Da quanto tempo allora opera nell'illegalità? La loro ricerca incessante di fondi esterni riflette forse una gestione irresponsabile? Diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se queste rivelazioni vi hanno colpito, mostrate il vostro supporto al canale con un like e condividete questo video. La verità merita di essere diffusa. La triste realtà è che l'Inter, con la sua storia, insegna che prima o poi tutto viene scoperto. Si trova a dover navigare in un mare di incertezze finanziarie, con una direzione che sembra più interessata a salvare le apparenze che a costruire un futuro sostenibile. Gli investitori e la gestione attuale devono rispondere non solo ai loro tifosi, ma all'intero mondo del calcio per le scelte fatte e per quelle che ancora devono venire. Il futuro del club è in bilico e adesso tutto il mondo ha scoperto veramente chi sono.